Bentrovati da Luciano Zanardini, ci prepariamo alla beatificazione di Suor Lucia Ripamonti, Ancella della Carità. Ne tracciamo un profilo con Madre Maria Oliva Bufano, che ringrazio di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Suor Lucia Ripamonti, il nome della nuova beata, originaria di Acquate, oggi Lecco, e nasce nel 1909 e muore nel 1954. Praticamente 45 anni, di cui 21 di vita religiosa, quindi muore giovane e diventa santa. Suor Lucia nasce, il suo nome di battesimo era Maria Ripamonti, famiglia semplice di onesti lavoratori, 9 figli da 2 matrimoni. Maria è molto attenta da bambina, molto molto generosa, aiuta la mamma nei servizi di casa, accudisce i fratellini, va a scuola ed è allo stesso tempo generosa, attenta, servizievole e gioiosa. Questa è una bella cosa di questa suora, che uno può pensarla musona, invece no, era allegra, gioiosa e amava molto le compagnie, le amiche. Aveva tante amicizie, e lavorava tantissimo, poco tempo per sé durante il giorno, la domenica però la messa domenicale, la visita, la presenza costante sua all'oratorio, l'iscrizione all'Azione Cattolica, era una figura importante per l'Azione Cattolica di Acquate, iscritta all'Associazione Figlie di Maria, lei era devotissima della Madonna, infatti ad Acquate il suo stesso papà, insieme a tutti gli uomini del paese, hanno scavato e hanno realizzato una bella grotta di Lourdes, dedicata alla Madonna di Lourdes, dove Maria si recava sempre. Pensate che lei ha voluto prendere il nome di Lucia dell'Immacolata, al ricordo proprio di questa devozione, ed è morta con il santino in mano della Madonna, della sua Madonna lì della grotta di Lourdes d'Acquate. Lascia Acquate il 15 ottobre 1932, entra nel convento di Brescia, a Casa Madre, via Moretto. Qui Madre Maria Oliva, a Casa Madre, Lucia Ripamonti, sua Lucia Ripamonti, passa tutta la sua vita, la consacrata. Sì, per infatti Maria poi prende il nome di Lucia dell'Immacolata con la prima professione che fa nel 1935, e lei non si muove da Casa Madre. Allora era un'ancella mandataria, e allora a cui venivano affidati diversi servizi. Si esce per delle spese, per accompagnare le sorelle che vanno in stazione a prendere il treno, oppure a volte, e non era raro, che Suor Lucia venissero affidate delle incombenze anche delicate, andare a casa delle persone a cui si faceva la carità, portare quanto la provvidenza suggeriva, e quindi lei era discreta in tutto il suo fare, e questo dava molta affidabilità. Ma non era solo questo, non era solo il servizio, è questo che l'apostolato di Suor Lucia che l'ha resa speciale. Lei si faceva carico di tutte le problematiche della persona, cioè in che maniera si faceva carico? Si faceva carico perché affidava al Signore le problematiche delle persone che incontrava, e pregava e offriva la fatica della sua giornata, le sofferenze che lei viveva, le gioie che lei provava, affinché il Signore trasformasse in vita vissuta bene per questa gente. Quindi concedeva grazie, chiedeva grazie per queste persone. E posso dire che questo proprio fa parte anche della nostra spiritualità, una spiritualità riparatrice che cammina con un binario parallelo accanto alla carità fattiva, alla carità operativa.
Finito Maria, Sua Lucia si interessava anche dell'assistenza ai sacerdoti. Allora Casa Madre era un punto in cui tutte le sorelle, quando venivano in città, e a Casa Madre si svolgevano gli esercizi spirituali. Praticamente erano tanti, era un continuo, e i sacerdoti arrivavano. E Suor Lucia aveva quest'occhio particolare verso i sacerdoti, era attenta a tutti i loro bisogni. Caratteristica, il periodo più forte, credo, di Suor Lucia è stato durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei non aveva paura. Era donna coraggiosa perché di grande fede in Dio, e quindi l'obbedienza era al primo posto, perché nei superiori lei vedeva la voce di Dio. E durante il conflitto bellico, Lucia si spostava anche sotto durante il bombardamento, non aveva paura se doveva portare del pane, dei viveri a delle famiglie che non avevano nulla da mangiare, perché la carità veniva prima della sua vita e prima della sua paura, che non aveva, perché era coraggiosa. E questo è stato, ci sono tante testimonianze di signore che dimostrano che almeno perlomeno hanno affermato quanto è stata importante la presenza di Suor Lucia nelle difficoltà della loro vita. Grazie Madre Maria Oliva. Per arrivare alla beatificazione è stato riconosciuto anche un miracolo di una donna che era, dopo un incidente stradale, era finita in coma, si è risvegliata grazie a Suor Lucia. Sì, era una bambina, è successo a Bolzano. Lei aveva 6 anni e mezzo, quindi praticamente si chiama perché la signora è tuttora vivente, Irene Zanfino. È una bambina di 6 anni e mezzo che viveva, stava spesso con il nonno, andava a trovare il nonno, lavorava all'ospedale di Bolzano, dove c'erano anche le nostre sorelle che prestavano servizio di assistenza infermieristica in quell'ospedale. E ogni mattina la bambina prendeva dal nonno le 5 lire per andare a comprargli il giornale, attraversava la strada, dall'altra parte c'era un'edicola. Quella mattina invece dei primi di aprile una macchina non ha visto la bambina e praticamente le ha fatto fare un volo di diversi metri. La bambina è caduta per terra con il cranio battuto sulla strada e l'ha riportata in ospedale, era in coma, in uno stato, una situazione molto grave, praticamente insperato. Ma le sorelle, che Suor Lucia era già morta nel 54, e quindi in concetto di santità, le sorelle hanno incominciato a fare novene e preghiere a Sorella Lucia perché potesse intercedere presso Dio per la guarigione di questa piccola. Dopo alcuni giorni, diciamo una settimana, a un certo punto la bambina ha incominciato a dare segni di vita, vita nel senso proprio concreti, ha cominciato a muovere le manine, ogni tanto muoveva la gamba, e allora la speranza ha incominciato a farsi presente nel cuore del nonno e della mamma e del papà. Fino a quando un giorno lei ha parlato dicendo che cercava le 5 lire per andare a comprare il giornale al nonno, quindi la memoria era ritornata tutta, e la suora le si è avvicinato, lei ha detto che voleva scendere perché doveva andare a comprare il giornale, e le ha fatto fare dei passettini nella stanza. Praticamente Irene era in perfetta salute, come se nulla fosse successo. Attenzione però, è qui il miracolo, e questo è stato dimostrato dalle commissioni mediche per l'approvazione del miracolo. I segni della malattia, dell'urto, del trauma ci sono presenti all'interno del cranio della donna, ma senza conseguenze, perché lei sta bene. Ecco, la vedremo perché sarà presente alla beatificazione. Lei è infermiera, tutta la sua vita l'ha dedicata ad assistere gli ammalati, è sposata con 3 figli, e Naure anche nonna, e quindi praticamente questo è stato riconosciuto un miracolo, perché se fosse miracolo deve essere rapido
deve essere improvviso, miracolo improvviso, di guarigione improvvisa, duraturo e inspiegabile. Grazie a Madre Maria Oliva Bufano per questo percorso, per questo ritratto spirituale di Suor Lucia Ripamonti, le cui spoglie mortali sono nella casa madre di Via Moretto delle Ancelle della Carità. Ed ora seguiamo insieme la diretta della celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro. Cari amici, buongiorno dalla Cattedrale di Brescia, da cui trasmettiamo la celebrazione eucaristica con il rito di beatificazione della Venerabile Lucia Ripamonti dell'Immacolata, Ancella della Carità. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Questo l'invito del Signore che ha ispirato la vita e l'operato di Suor Lucia, che tra poco verrà elevata agli onori degli altari. Presiede la celebrazione Sua Eminenza Cardinal Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Concelebra con lui il Vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, il Vescovo di Bolzano, Monsignor Ivo Muser, e il Vescovo Emerito di Brescia, Monsignor Luciano Monari. I canti sono eseguiti dalla corale Le Voci di Zefiro, diretta dal maestro Luca Campanale, insieme ad alcune sorelle delle Ancelle della Carità. All'organo il maestro Don Roberto Soldati. Il servizio liturgico è prestato dalla comunità del seminario diocesano, guidato da Don Sergio Merigo, cerimoniere vescovile. Thank you.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. A nome di tutta la famiglia religiosa delle Ancelle della Carità e mio personale, saluto e ringrazio vivamente Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione dei Santi, rappresentante di Sua Santità Papa Francesco, per essere qui oggi a presiedere la cerimonia di beatificazione di Suor Lucia Ripamonti. Le loro eccellenze, Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, Monsignor Muser, Vescovo di Bolzano, Monsignor Monari, già Vescovo di Brescia, Monsignor Stucchi, Vescovo ausiliare di Milano, i vicari episcopali e delegati vescovili, i sacerdoti, le autorità civili e religiose, i rappresentanti delle nostre istituzioni, tutti presenti e quanti ci seguono mediante diretta televisiva o in rete, in particolare tutte le nostre comunità in Italia, Croazia, Brasile, Ecuador, Ruanda, Burundi e le nostre care sorelle oranti. Un saluto che diventa abbraccio da parte di tutto il nostro istituto religioso alla signora Irene Zanfino, miracolata dalla nostra Beata, e ai suoi familiari, ai parenti di Suor Lucia Ripamonti, ad Acquate, paese natio della Beata e qui rappresentato. Gratitudine per la diocesi di Brescia, con tutti gli uffici di competenza, al coro Le Voci di Zefiro, diretto dal maestro Luca Campanale, all'organista Don Roberto Soldati, a Suor Elena, a quanti hanno permesso questa diretta. Mi sia sentito esprimere un sentimento di grande riconoscenza a Suor Paolisa Falconi, postolatrice della causa di Suor Lucia, per la costanza, l'impegno e la capacità che ha profuso nel condurre e sostenere l'iter procedurale del cammino verso la beatificazione. Sabato scorso abbiamo iniziato la settimana della luce con un ritratto spirituale dedicato a Suor Lucia, con testi e musiche di Suor Chiara Taino e Suor Elena Tomasoni. Ieri, al Santuario della Madonna delle Grazie, abbiamo celebrato l'ora decima guidata dal nostro Vescovo, Monsignor Pierantonio. Oggi, con la Chiesa e per la Chiesa, siamo qui a proclamare beata Suor Lucia Ripamonti. La sua esistenza è stata una testimonianza di umanità, un'umanità che ha conosciuto, assieme alla sofferenza, la fragranza delle cose semplici e vere, quelle che contano per sempre, dimostrando che ciascuna persona fa parte di un disegno superiore, perché tutto è dono, tutto è grazia, anche le difficoltà, anche il dolore. Ella ha saputo vivere i valori grandi che non tramontano, che ci dicono che l'essere è incomparabilmente più importante dell'avere, che la felicità non è da ricercarsi in luoghi lontani, che la vocazione non è questione di un momento, ma di una vita intera. Le sue ultime parole confermano la santità feriale della sua straordinaria esistenza. Nella mia vita ho sempre tenuto gli occhi fissi in Dio. L'intercessione della Beata
sostenga e accompagni ciascuno di noi nel cammino della vita. Confesso a Dio Onnipotente Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Eminenza reverendissima, la diocesi di Brescia chiede umilmente al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere nel numero dei beati la venerabile Lucia Ripamonti dell'Immacolata, religiosa professa dell'Istituto Ancelle della Carità di Brescia. Per incarico di Sua Santità Papa Francesco, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Marcello Semeraro, da lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice. Maria Ripamonti nasce ad Acquate di Lecco il 26 maggio 1909 dal secondo matrimonio del padre Ferdinando e da Giovanna Pozzi. È la nona figlia di questi onesti lavoratori. È battezzata il 30 maggio dal parroco Don Giovanni Piatti. Riceve l'8 maggio 1916 la prima comunione e il 29 settembre 1918 la Santa Cresima dal Cardinale Carlo Andrea Ferrari nella Prepositurale di Lecco. Maria trascorre la sua giovinezza in famiglia. Lavora prima come operaia in Filanda,
e poi nella fabbrica Fiele che produce lampadine elettriche. Seguita spiritualmente dal suo parroco, dimostra fede viva e operosa, entusiasmo e dedizione in parrocchia come animatrice e socia attiva di Azione Cattolica nella confraternita delle Figlie di Maria. La vita di famiglia, con i suoi doveri e i suoi sacrifici, è per lei palestra di virtù e di santificazione. Mette a frutto quanto riceve ed è per tutti trasparenza dell'amore di Cristo che la anima e allarga gli orizzonti del suo spirito nella scelta di cose grandi, tesa alla santità. Il 15 ottobre 1932 entra a far parte dell'Istituto Ancelle della Carità di Brescia, accolta dalla Superiora Generale Teresa Pocchetti, e inizia con fervore il periodo di preparazione alla vita religiosa. Coerente con il suo proposito, santa, presto santa, grande santa. Attraverso la contemplazione, l'adorazione eucaristica quotidiana, lo studio della parola, delle costituzioni, il servizio e la vita fraterna in comunità, è modellata dal Maestro Divino e dallo spirito carismatico di Santa Maria Crocifissa. Il 16 novembre 1933 inizia la preparazione alla professione temporanea che emette il 30 ottobre 1935, assumendo il nome di Suor Lucia dell'Immacolata. Svolge il suo compito in casa madre a Brescia, addetta ai servizi generali e all'accoglienza dei sacerdoti presso la foresteria dell'istituto fino al 1954. Esegue il suo ufficio con grande serenità, dedizione e amore, come testimoniano i sacerdoti che avvicina. Il 13 dicembre 1938 è ammessa alla professione perpetua. Durante il periodo bellico, assieme ad altre consorelle, assiste i feriti e si prodiga per altre persone sofferenti, recandosi al loro domicilio. La sua carità, sempre rivestita di tenerezza materna, edifica tutti, raggiungendo il cuore delle persone in difficoltà. Suor Lucia è amata per la sua bontà, schiettezza e lieta di cuore, per la sua squisita e delicata carità che ha sempre accompagnato le sue non facili scelte di vita. L'8 settembre 1953, con il permesso del direttore spirituale e della superiora, emette il voto di vittima per coloro che rifiutano la grazia e, in modo particolare, per la santificazione dei sacerdoti. Il 15 maggio 1954, minata da un carcinoma al fegato che non lascia speranza di guarigione, entra nell'infermeria a Ronco di Brescia. Accetta la malattia come dono singolare di Dio. Offre e soffre, irradiando serenità a quanti la avvicinano. Dal suo letto di dolore, il 12 giugno 1954,
esulta per la canonizzazione di Santa Maria Crocifissa di Rosa, nella speranza di raggiungerla presto. Muore il 4 luglio 1954 a 45 anni di età e 21 di vita religiosa. I suoi resti mortali riposano ora in casa madre, nella cappella della fondatrice. Le ultime parole di Suor Lucia confermano la santità feriale della sua straordinaria esistenza. Nella mia vita ho sempre tenuti gli occhi fissi in Dio. Per incarico di Sua Santità Papa Francesco, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Marcello Semeraro dà ora lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice iscrive nel numero dei Beati la Venerabile Lucia Ripamonti. Ci alziamo. Nos vota fratis nostri Petri Antoni Tremolada, episcopi Vixiensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multolunque quis fidelium esprentes, de concreationis de causa santorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus. Noi, accogliendo le richieste di Pier Antonio Tremolada, vescovo di Brescia, di altri fratelli nell'episcopato e di molti fedeli, sentito il parere della Congregazione delle cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo la facoltà di chiamare in futuro, con il titolo di Beata, la venerabile serva di Dio Lucia dell'Immacolata, al secolo Maria Ripamonti, religiosa professa dell'Istituto delle Ancelle della Carità, che con la quotidiana semplicità ha testimoniato la carità di Cristo e nella sofferenza è stata unita con la fede alla sua croce, e di celebrare annualmente la sua memoria il 30 maggio nei luoghi e nei modi stabiliti dalle norme. Anno Domini bismillesimo, vicesimo primo, pontificatus nostri nono, Franciscus. Viene ora scoperto lo stendardo della nuova Beata, ai piedi del quale vi è la reliquia di Suor Lucia Ripamonti. La Madre Superiora Generale, alcuni parenti e Irene Zanfino portano dei fiori e un cero in segno di ringraziamento e devozione. Irene è la donna che ha ricevuto il miracolo per intercessione di Suor Lucia, avvenimento riconosciuto per la causa di beatificazione. Quando aveva 7 anni, la piccola Irene venne investita da un'auto, soccorsa, venne ricoverata presso l'ospedale di Bolzano, in condizioni critiche. In quel tragico contesto, l'infermiera Suor Innocenza Milani, ancella della Carità, invitò i parenti della bambina a rivolgere la loro invocazione a Suor Lucia Ripamonti, chiedendone l'intercessione a favore del ristabilimento di Irene. Poco tempo dopo i medici constatarono una ripresa di vitalità da parte della piccola paziente, che si risvegliò dal coma e nel giro di un mese poté tornare a casa in buone condizioni di salute, senza aver riportato alcun danno neurologico e psicofisico. La memoria liturgica della nuova Beata è stata fissata al 30 maggio, data del suo battesimo. Illuminate Deo,
Chiesa che è in Brescia, unita alle diocesi lombarde, all'Istituto Ancelle della Carità e a tutti i devoti della Nuova Beata, grati e riconoscenti al successore di Pietro, Papa Francesco, rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo, e innalza l'inno di lode per aver proclamato beata la venerabile Lucia Ripamonti. Beata Lucia dell'Immacolata, ci hai dato un esempio di umile carità, donaci per sua intercessione la mitezza del cuore, affinché serviamo i nostri fratelli con l'amore di Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ascolta, o Israele, e bada di mettere in pratica i comandi del Signore, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte». Parola di Dio. Tu sei.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio.
Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Il Santo Paolo VI, e come non ricordarlo in questa sua Brescia e in questo rito che ci aiuta a contemplare il fulgore della santità di Cristo che si riflette nei suoi santi e nei suoi beati, Paolo VI diceva che questa frase ci fa entrare nel segreto più profondo della vita di Gesù. E qual è questo segreto? La consapevolezza di essere figlio. È stato contato che nel Vangelo secondo Matteo questa è la 32esima volta che Gesù pronuncia la parola Padre. E nelle prime righe del brano che è stato appena proclamato, questa parola Padre è tornata per ben 5 volte. Poco prima, ai suoi discepoli, che avevano parlato del rifiuto nei suoi confronti, Gesù fa capire che questo non gli impedisce di percepire la vicinanza del Padre. Egli vuole anzi che pure noi ne scopriamo il volto, ne sentiamo la vicinanza, perché il Signore del cielo e della terra non è un Dio lontano, è un Dio vicino, amante degli uomini. Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Ciò che qui è importante rilevare non è tanto che Dio nasconda ai sapienti e ai dotti, quanto piuttosto che Egli, intenerito dalla loro piccolezza, si chini sui piccoli e proprio a loro riveli i suoi segreti. E d'altra parte, il primo piccolo è proprio Lui, Gesù.
da ricco che era, si è fatto povero per voi, scriverà San Paolo. E l'inno della lettera ai Filippesi ripete che Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, svuotò se stesso, umiliò se stesso, si è fatto piccolo. Per questo Gesù può dirci: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Imparate da me. Sant'Agostino spiegava: imparate da me non a fabbricare il mondo, il Signore del cielo e della terra. Imparate da me non a fabbricare il mondo. Imparate da me non a creare tutte le cose visibili e invisibili. Imparate da me non a compiere miracoli, ma che io sono mite e umile di cuore. E allora, vuoi essere alto? Comincia dal più basso. Se pensi di costruire l'edificio alto della santità, prepara prima il fondamento della umiltà. Tutta la tradizione spirituale, nell'Oriente e nell'Occidente, è concorde su questo. L'umiltà è la maestra di tutte le virtù, scriveva Giovanni Cassiano, che è un po' ponte tra l'Oriente e l'Occidente. L'umiltà è il fondamento dell'edificio celeste, è il dono più proprio, più splendente del Salvatore. Difatti, chi segue il mite Signore, mite non per la finezza dei prodigi, ma per la virtù della pazienza e dell'umiltà, realizzerà senza rischio di tracotanza tutti i miracoli che Cristo ha operato. Della nostra Beata, qualcuno ha detto che era impastata di umiltà. Una superiora generale delle Ancelle della Carità non ha esitato ad affermare: per me questo presenta il massimo della santità, il suo posto, il più desiderato, l'ultimo. E nel processo canonico per la beatificazione, una testimone ha riferito di avere un giorno notato che Suor Lucia si spostava in continuazione per cederle la destra e camminando rimaneva indietro di un passo. Sorpresa e stupita per questo comportamento e supponendo che avesse un qualche problema nel camminare, nel tenere il passo, le domandò se dovesse un po' rallentarlo, ma Suor Lucia, con un bel sorriso e con la voce sommessa, le rispose: no, no, va bene così, sto al mio posto. I padri del deserto dicevano che l'umiltà è una grazia che si riceve nell'anima, è il nome stesso di Dio, diceva San Giovanni Climaco. Un suo dono. Egli difatti ci dice: imparate da me, non da un angelo, né da un uomo, né da un libro, ma imparate da me, cioè dalla mia inabitazione, dalla mia illuminazione e dalla mia energia presenti dentro di voi, perché sono mite e umile di cuore, di pensiero e di spirito. E troverete riposo nelle lotte, troverete sollievo dai pensieri per le vostre anime. L'umiltà è il coronamento, insomma, di tutte le virtù. Lo afferma tutta la tradizione spirituale della Chiesa. L'umiltà è il coronamento di tutto l'edificio spirituale. E la stessa Beata ripeteva che la cosa migliore per un'anima e fare ciò che Dio vuole da lei.
Suor Lucia questo non lo diceva soltanto, ma lo metteva in pratica. E su questo punto, come peraltro sull'esercizio eroico delle virtù, la voce delle testimonianze è unanime. Era contenta di essere coadiutrice, perché così poteva vivere nel nascondimento. Ed è così che, pur offrendo alla comunità il suo servizio in modo davvero efficace, ella visse nel silenzio e nella semplicità evangelica, trovando in tutto, anche nei rimproveri, qualche volta motivo della vista commetteva qualche sbaglio, trovando in tutto, anche nelle correzioni, un mezzo per umiliarsi e così progredire nella santità. Prendete su di voi il mio giogo. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Questo giogo la beata Lucia Ripamonti lo ha preso su di sé, accogliendo generosamente la chiamata del Signore alla vita consacrata, dove scelse per sé il servire e il restare all'ultimo posto, donandosi a Dio al punto che di lei fu detto fu venduta alla carità, abbandonandosi alla sua volontà, questo soprattutto nei giorni della sua malattia, praticando l'obbedienza con fedeltà e serenità, mettendosi a disposizione del prossimo sino a dimenticarsi di sé. E questo perché, se vogliamo davvero rendere leggero il giogo di Cristo, se davvero questo giogo noi vogliamo renderlo leggero, non useremo certo il mezzo di portarlo male o di scuoterlo dalle nostre spalle. Se lo desideriamo, così come egli lo ha definito, se lo desideriamo soave e lieve, cioè fonte di energia, di fiducia, di vita, noi questo giogo è della vita cristiana. Dobbiamo portarlo con lealtà, con coerenza, con comprensione, vale a dire con tutto il cuore, come quelle iniziali, le parole con le quali ho cominciato, anche queste con le quali concludo, anche queste parole sono di San Paolo VI. Ho voluto ancora ricordarlo perché i primissimi anni della sua infanzia egli li trascorse nel giardino d'infanzia di San Giuseppe, fondato dal beato Giuseppe Tovini e tenuto all'epoca proprio dalle Ancelle della Carità, la famiglia religiosa della nuova beata. E l'ho fatto, lo perdonerete, anche per un'altra personale ragione, poiché fino a qualche tempo fa sono stato vescovo nella chiesa di Albano, dove le Ancelle della Carità giunsero nel 1952, proprio su indicazione dell'allora Monsignor Montini, all'epoca prosegretario di Stato del Papa Pio XII. E così queste suore, che oggi vedono elevata agli onori degli altari una loro consorella, queste suore giunsero a Pavona, oggi una cittadina, ma allora era un piccolo borgo con poche persone, poveri, per aiutare con le opere di carità e con l'istruzione la gente misera che allora vi abitava. Diceva allora Paolo VI: dobbiamo portare il giogo di Cristo con tutto il cuore. Ed è proprio così che la beata Lucia prese su di sé il giogo del Signore, memore che non c'è nessuno
che possa mai giungere alla visione di Dio senza essere passato dalla fatica quotidiana delle buone opere. Fratelli e sorelle, interpreti delle necessità di ogni uomo e fiduciosi della sua intercessione, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Da Lui solo osiamo sperare quanto sappiamo di non poter realizzare con le sole nostre forze. Noi ti preghiamo. Perché la Chiesa, chiamata alla santità, riconoscendo la benevolenza del Padre, che dona sempre nuovi modelli di vita santa, segua con semplicità e umiltà la via tracciata da Gesù. Noi ti preghiamo. Perché il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, sostenuti dalla grazia dello Spirito, sappiano guidare il popolo cristiano loro affidato come pastori buoni e servi umili. Noi ti preghiamo. Perché la testimonianza della santità feriale della Beata Lucia Ripamonti ravvivi in noi il desiderio di operare solo e sempre per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Noi ti preghiamo. Perché i giovani possano conoscere e discernere la loro vocazione attraverso testimoni e guide che li aiutino a scoprire risorse e valori per fare della propria vita un dono. Noi ti preghiamo. Per i poveri di pane e di amore, per tutti i sofferenti e i tribolati, per gli emarginati, perché siano raggiunti dal gioioso annuncio della risurrezione di Gesù. Noi ti preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella tua bontà hai fatto bene tutte le cose, infondi in noi sentimenti di speranza e di fiducia, perché affrontiamo serenamente gli impegni quotidiani e maturiamo frutti per l'eternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che era l'infranca del suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, il sacrificio che il tuo popolo ti offre con viva fede in onore della Beata Lucia dell'Immacolata, e fa che ne sperimenti l'efficacia per la salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica, consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi nel corpo e il sangue del tuo Figlio il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, nel rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi patroni Faustino e Giovita, Angela Merici, Filastrio e Gaudenzio, San Paolo VI, Maria Crocifissa di Rosa, la Beata Lucia dell'Immacolata e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Marcello che presiede questa Eucaristia, il nostro Vescovo Pierantonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, qui è
libera tuo Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. La pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. La finalità esplicitata dalla fondatrice delle Ancelle della Carità, allora ventenne, riportava la volontà di donare la propria vita a gloria di Dio e a sollievo della languente umanità. La prima opera profusa da Maria Crocifissa di Rosa e dalle sue compagne fu la cura delle infermi, ma l'intento da subito fu quello di incontrare e servire ogni opera di carità si ponesse loro dinanzi. Lo scopo era di essere a totale servizio di Cristo nelle sue membra sofferenti o bisognose, divenendo in qualche maniera, ogni giorno, serve, dunque ancelle della carità. La sorgente di tale dedizione era infima e feconda, proveniente da un'intensa comunione spirituale con Gesù Cristo, contemplato crocifisso ed eucaristico, il cui corpo presente nel Santissimo Sacramento e nei poveri, i piccoli e i sofferenti, chiamava ad essere riconosciuto, amato e servito. Il carisma donato dallo Spirito all'intrepida Di Rosa ne fece una coraggiosa fondatrice che con il fascino e l'ardimento della santità seppe attirare e ancora oggi attira giovani donne pronte a rispondere alla chiamata di donazione totale nella consacrazione. Nel 1954 la Chiesa ha elevato agli altari Santa Maria Crocifissa di Rosa, indicandola come modello realizzato di risposta alla chiamata di Cristo a servire il suo corpo nei sofferenti e ha dato a Brescia e al mondo un esempio concreto da seguire. Thank you.
Preghiamo. Con la forza di questo sacramento, sull'esempio della Beata Lucia dell'Immacolata, guidaci sempre, Signore, nel tuo amore e porta a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù, l'opera di bene che hai iniziato in noi, per Cristo nostro Signore. Preghiera della Beata Lucia Ripamonti. O Santissima Trinità, che poni al nostro fianco i tuoi santi come modelli e amici, riconosciamo nella Beata Lucia Ripamonti un esempio di donna consacrata che ha vissuto tutto per amore, facendo della sua esistenza un onore. Eminenza reverendissima, al termine di questa solenne celebrazione mi permetto di rinnovare a nome mio e di tutta la diocesi di Brescia il ringraziamento sincero e affettuoso a lei e tramite lei al Santo Padre, il Papa Francesco, per la beatificazione di Suor Lucia Ripamonti. Riconoscere e proclamare beata una figlia della propria Chiesa è sempre motivo di profonda consolazione. Significa riconoscere che la grazia dello Spirito Santo opera potentemente nei cuori degli uomini, in ogni tempo e in ogni luogo. Significa anche accogliere come Chiesa il dono di una testimonianza esemplare, e quindi arricchire la tradizione della propria Chiesa locale di una nuova pietra preziosa. Il mio pensiero si rivolge grato e affettuoso a tutta la congregazione delle Ancelle della Carità, che questa Chiesa di Brescia sente come parte viva di se stessa. Con loro abbiamo condiviso l'attesa di questo momento, e ora la gioia di averlo vissuto. Ci conforta sapere che una nostra sorella, una figlia di questa terra bresciana, si aggiunge alle schiere dei beati. Sicuramente potremo contare sul suo aiuto, sulla sua affettuosa e misteriosa intercessione. Anche grazie all'amorevole sostegno della Beata Lucia Ripamonti, possa la nostra Chiesa proseguire il suo cammino, fedele al suo Signore, per essere lievito di carità e luce di speranza per il mondo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite.
Il carisma di carità suscitato dallo Spirito in Paola di Rosa ne fece un modello di coraggio e forza che nel suo tempo seppe spiccare per la totale donazione. L'intima unione a Cristo crocifisso e presente nell'Eucarestia la spinse a diventare per tutti Maria Crocifissa di Rosa. Elevata agli altari nel 1954, con la sua vita e la sua santità continua ad intercedere per la Chiesa e a richiamare alla donazione di sé nel servizio al corpo di Cristo, presente nei poveri e nei sofferenti. Fondatrice dell'Istituto delle Ancelle della Carità, la sua opera continua nel tempo attraverso la dedizione e l'intraprendenza di tante sorelle, come la beata Suor Lucia Ripamonti, che l'hanno seguita, e l'intelligente collaborazione di molti laici, in particolare in ambito sanitario ed educativo. La famiglia delle Ancelle, cresciuta nel mondo, continua a rispondere alla chiamata della sua fondatrice, di agire a gloria di Dio e a sollievo dell'umanità, rinnovando il proprio agire alle sfide contemporanee. Dalla cattedrale di Brescia, da cui abbiamo trasmesso la Santa Messa di Beatificazione di Suor Lucia Ripamonti, vi salutano Luciano Zanardini, responsabile del programma, i registi Emanuele Carpella, Betty Cattaneo, che vi ha parlato, e i tecnici e collaboratori del Centro Diocesano per le Comunicazioni Sociali, che hanno curato questa diretta. A tutti voi, in particolare agli anziani, ai malati, alle persone fragili, tanto care al Signore e alle Ancelle della Carità, giunga il nostro più caloroso abbraccio e l'augurio di una buona giornata.